Buongiorno o buonasera. Ringrazio le amiche e gli amici della Sisco per avermi invitato a fare un ragionamento attorno a un film che ho trovato molto interessante, che è Two Popes, i due papi di Fernando Ferreira Ney Reyes e scritto da Anthony McCarthy. Un film che vorrei affrontare sotto tre punti di vista, attraverso tre questioni. La prima: come si colloca nella recente produzione cinematografica attorno ai papi, quindi un tema piuttosto delicato e complesso. Il secondo è la sua capacità di riprendere la tradizione calviniana, nel senso di Italo, di provare a raccontare la storia o approcciarsi alla storia attraverso degli immaginari fantastici. E questo recuperando anche una tradizione non molto diffusa di film giocati tra due opposti che poi gradualmente si incontrano o perlomeno si sfiorano e provano a generare un nuovo percorso di futuro. Il terzo punto poi rimanderà alla dimensione più tipicamente latinoamericana del film, che è naturalmente un film asimmetrico, perché la figura di Bergoglio, di Papa Francesco, è quella a cui naturalmente viene dedicato il maggior spazio dal punto di vista della ricostruzione vera e propria. Allora, partirei dal primo punto che ci rimanda a una storia piuttosto travagliata del cinema o delle fiction, di tutto ciò che è narrazione audiovisiva di finzione, quindi non documentaristica, rispetto alla storia dei papi contemporanei del XX e del XXI secolo. Per un lungo periodo, forse per un misto di riverenza, timore o anche elementi di difficoltà, non sono state costruite delle vere e proprie biografie dei papi. Semmai i registi che si sono occupati in qualche modo più o meno direttamente o trasversalmente della questione venivano dal mondo della trasgressione cinematografica in un certo senso. Penso a un film come L'Udienza del 1971 di Marco Ferreri, in cui uno stralunato Iannacci kafkianamente cerca di incontrare Paolo VI, non vi riuscirà mai, fino a morire stremato lungo il colonnato di San Pietro. Un film in cui fa anche un piccolo cameo quasi cristologico, la figura di Giovanni XXIII, ma che naturalmente non è una biografia nel senso classico. Discorso ancora più significativo se pensiamo al tentativo di fine 1980, poco più che goliardico, di Renzo Arbore con il papocchio di provare a narrare una sua storia dei mutamenti della Chiesa nell'Italia del pentapartito, nel pieno del dibattito del referendum che si sarebbe tenuto pochi mesi dopo intorno all'aborto, che avrebbe contrapposto le posizioni dei radicali e quelle del Movimento per la Vita a quella che era stata la nuova legislazione in materia di interruzione di gravidanza. Poi, nel corso degli anni 2000, si è aperto un filone, si è aperto attraverso principalmente una competizione per quanto riguarda l'Italia tra la televisione pubblica, la RAI, e le produzioni della principale televisione privata, quindi le reti Mediaset. Da un lato la RAI si è appoggiata principalmente a una società di produzione che è la Lux Vide, che è stata fondata negli anni 90 da Ettore Bernabei, quindi una figura chiave nella storia del sistema radiotelevisivo italiano, Fanfaniano, che è stato anche direttore generale dal 1961 fino al 1974 della RAI. La Lux Vide, fondata nel 1992, che poi avrebbe dato vita a una serie enorme di fiction, anche di grande successo internazionale, da quelle più popolari, la Don Matteo, a quelle più globalizzate, come i Medici, negli anni 2000 ha prodotto una serie di film dedicati ai pontefici, di film di fiction, serie televisive. Il primo era stato Papa Giovanni del 2002 di Giorgio Capitani, dedicato a Giovanni XXIII, cui era seguito un Giovanni Paolo II nel 2005 con John Voight e poi subito dopo un Paolo VI, il Papa nella Tempesta, che ebbi occasione di recensire per la rubrica Linguaggi della Sisco,
seguono più o meno tutti lo stesso schema, che si ritrova anche con piccole differenze stilistiche anche nelle stesse produzioni Mediaset, ovvero il film di Giacomo Battiato, Carol, un uomo diventato Papa, del 2005, e il precedente, Il Papa Buono, con Bob Hoskins nella parte di Giovanni XXIII, con regia di Ricky Tognazzi. L'unico che si scosta leggermente rispetto a questi filoni è il film dedicato a Giovanni Paolo I, pa il Papa, scusate, Papa Luciani, Il sorriso di Dio, con Neri Marcorè, ancora la regia di Giorgio Capitani nel 2005, che generò anche una serie di polemiche. Questa era una produzione Rai però separata, una serie di polemiche per aver evocato il tema del complotto, anche se in modo molto sfumato. Ora, tendenzialmente tutti questi film hanno un approccio non solo intracattolico, un po' curiale, ma anche generalmente un approccio apologetico, fondamentalmente, che ricorda in un certo senso la buona prensa, le buone letture consigliate dall'azione cattolica nella prima parte del Novecento. Ora, nel passaggio di millennio, invece, soprattutto dopo, nella fase del pontificato finale di Benedetto XVI e nella fase di approdo di Francesco, è nato un nuovo tipo di filmografia che invece ha avvicinato alla storia dei papi dei registi provenienti da mondi altri. Il primo caso, naturalmente, ancora durante il pontificato di Benedetto XVI, è Habemus Papam di Nanni Moretti, un film in cui questo papa immaginario incarnato da Michel Piccoli è in realtà lo spunto per provare a riflettere su una serie di questioni che riguardano il rapporto Chiesa-mondo in un momento delicato anche particolare della storia italiana. Poi sarebbe arrivato Chiamatemi Francesco di Daniele Lucchetti con Rodrigo della Serna nelle parti di Bergoglio, che è un biopic molto entusiasta, abbastanza classico, anche se cinematograficamente più raffinato rispetto ai film prima evocati. E quindi è arrivato anche il film intervista che è costato molte critiche a uno dei grandi cineasti, il tedesco Wim Wenders, Papa Francesco, un uomo di parola, con cui Wenders fondamentalmente ha voluto dare una sorta di omaggio all'idea dell'ecologia integrale che lo ha affascinato, della enciclica Laudato Si di Papa Francesco, appunto. Ora, questo film arriva all'interno di questo filone con degli elementi di novità. Innanzitutto è il primo di tutti questi film che vi ho elencato, al di là di altre piccole serie locali, girato da un regista non europeo, un regista latinoamericano, in questo caso come Fernando Meirelles, che è un regista brasiliano importante, affermato, di cui poi magari se avremo tempo riprenderemo un paio di spunti e di passaggi. E con una sceneggiatura di uno sceneggiatore che ha una sua formazione nel goto hollywoodiano, tanto per citare. È passato recentemente da una serie di testi quali La teoria del tutto, dedicato a Stephen Hawking, o L'ora più buia, la ricostruzione churchilliana della British Defence, e tra gli altri anche un curioso testo di sceneggiatura di Bohemian Rhapsody, quindi la figura del cantante dei Queen Freddie Mercury. Questo film è un film cosmopolita, è un film poliglotta perché è parlato in più lingue, si passa dallo spagnolo all'italiano e all'inglese, è un film che mescola con moderazione immagini di repertorio riprese dagli archivi della CBS, dell'ABC, della Radio Televisione Argentina, di TV Fora e naturalmente anche di repertorio italiano. L'Istituto Luce è tra i promotori del progetto. Ed è un film che si colloca con una prospettiva diversa rispetto a quelli del passato. E qui arriviamo al secondo passaggio, ovvero che tipo di tradizione dell'incontro tra opposti vuole narrare questo film. Mi sono venuti in mente, a parte una serie di tradizioni teatrali, due film storici molto interessanti.
di epoche diverse. Uno del 1993, che è Le Super a cena col diavolo, che racconta questa cena che si consuma, tutto il film si consuma in una serata, che rappresenta poche settimane dopo Waterloo l'incontro tra Talleyrand e Fouché, il nobile e il plebeo, alle soglie del 9 luglio 1815, quindi con una città in fiamme, mentre fuori Parigi brucia, all'interno si discute soprattutto del passato e del futuro della Francia, quindi il presente passa a fianco mentre si ragiona del passato, un po' come accade nel film dei due papi. E l'altro invece è un film, The Journey, Il viaggio, che racconta appunto il dialogo tra i due opposti, il radicale Ian Paisley, unionista, reverendo protestante, e il repubblicano, ex terrorista Martin McGuinness. Un film che un politologo dell'Ulster University, Arthur Huffey, definì una fake news on celluloid, ma che in realtà ebbe una grande capacità di rendere cinematograficamente una serie di passaggi delicati rispetto alla questione nordirlandese. Ora, se ci concentriamo sull'esperienza del film di Méreilles, noi notiamo che anche qui esiste appunto quella tradizione calviniana dei passaggi inventati. Giustamente Massimo Faggiore ricordava che l'incontro di Castel Gandolfo non è mai avvenuto, che ci sono tutta una serie di elementi di assoluta fantasia, dal cardinal Bergoglio che in una pausa del conclave in bagno fischietta Ratzinger Dancing Queen degli ABBA, fino ad arrivare ai passi di tango in un cortile vaticano, o la pizza o la finale dei mondiali Argentina-Germania del 2014 in Brasile. Ma al di là di tutto questo, io credo, la mia sensazione è che questi siano come degli elementi di contorno che devono reggere la struttura principale del film. E la struttura principale del film passa attraverso quello che è il momento che viene vissuto tra i primi mesi del 2012 e poi il 13 marzo del 2013, quando appunto Bergoglio, il cardinal Bergoglio diventerà papa con la rinuncia 2 settimane prima del cardinale Ratzinger. In quell'incontro immaginario di Castel Gandolfo si passa infatti dal tentativo di rinuncia al cardinalato da parte di Bergoglio alla maturazione della decisione che poi porterà alla rinuncia di Benedetto XVI. E siamo nel momento delicato di Vatilix I, delle grandi pressioni internazionali attorno alla questione della pedofilia, le coperture da parte di episcopati, ai silenzi della curia, viene evocato il caso Massiel, uno dei più drammatici in questo senso, e naturalmente dello scandalo dello IOR e delle fughe di notizie che avevano investito l'aiutante di camera del pontefice. Ora, come Saint Le Super, le due anime della Francia, si incontravano mentre la folla incendiava Parigi, qui mentre il mondo intraecclesiale ed extraecclesiale sta vivendo questa sorta di nodo di scontro, all'interno di questo confronto tra due uomini che gradualmente fanno emergere la propria umanità, si parte apparentemente da una dialettica schematica per approdare invece a un qualcosa di assolutamente nuovo, inedito, quindi il confronto passato-futuro. La dialettica schematica cosa rimanderebbe? Da un lato gli elementi sono abbastanza evidenti: il difensore della tradizione, il Rottweiler della Chiesa contro il progressista, la Stasi contro il movimento, il difensore contro l'attaccante in una delle metafore calcistiche del film, il teologo contro il pastore, il nemico del relativismo contro il fautore dell'ecologia integrale, la chiesa della ritualità contro la chiesa dei poveri, il latino contro la lingua volgare, ma anche il nord contro il sud del mondo, l'Universitas Christianorum del discorso di Ratisbona e la teologia popolare che convive con i murales della Virgen de Luján nelle Villas Miserias di Buenos Aires. Apparentemente quindi c'è tutta questa dinamica dialettica, ma il confronto gradualmente, via via che si va avanti nel film, apre nuovi scenari, rende meticcia la parola, la complessità delle figure, le mescola, le rende umane, le rende interessanti, come quando si esce dalla comfort zone di Castel Gandolfo per entrare dalla parte dei giardini all'italiana alla parte sconosciuta, incolta,
del giardino, con una metafora molto riuscita. Tutto ciò poi rimanda anche all'elemento gesuitico, la complessità gesuitica che rende ancora più complesso e affascinante questo confronto passato-futuro, tra l'altro tra due figure, quella di Anthony Hopkins, che naturalmente un grandissimo conosciuto attore, Jonathan Pryce, che prima di questo film aveva appena girato la figura di un moderno Chicote dimenticato in un sobborgo della Mancia nel fantasmagorico film di Terry Gilliam che ha ucciso Don Chisciotte. Ora, però, tutto ciò avviene nel momento dell'uscita del film. In un'altra contingenza critica. Il film esce alla fine del 2019, proprio mentre l'America Latina si sta reincendiando per le proteste in Cile, in Ecuador, la rimozione di Evo Morales in Bolivia, quindi in un momento in cui l'America Latina torna a essere uno scenario complesso degli equilibri internazionali. E qui arrivo al terzo e ultimo punto, la dimensione latinoamericana del film. Il film, dicevo, è asimmetrico. Tutta la riflessione di Ratzinger, di Benedetto XVI, è interiore, personale, fino ad arrivare a una simbolica confessione, che è un altro elemento in comune, la confessione che dovrà attraversare Bergoglio per passare attraverso i propri momenti di sofferenza. Il film si apre nella Villa 21, il barrio de las Barracas, una delle grandi. Dei grandi slam delle Villas Miserias di Buenos Aires con la Villa 31 e poi avrà una serie di flashback. Il primo flashback ci riporta nella Buenos Aires del 1956, quindi nell'immediato post-peronismo, nella stagione di Aramburu, quando Bergoglio comincia a maturare, perde, abbandona una fidanzata, abbandona il lavoro, tra l'altro a fianco della paraguayana Esther Balestrino, che sarà poi nel 77 una vittima della desaparición, e matura quello che nel marzo del 54 lo porterà il cammino che lo porterà nella Compagnia di Gesù. Il secondo flashback è naturalmente quello più traumatico, che ci rimanda alla stagione della dittatura, gli anni tra il 73 e il 79, in cui Bergoglio è il provinciale della Compagnia di Gesù. E qui naturalmente emerge il tema studiato da Loris Zanatta e altri della guerra intracristiana, quindi un esercito che attraverso il processo di ricostruzione nazionale si ergeva a difensore dei valori del cristianesimo, del cattolicesimo tradizionale, e dall'altra parte un cattolicesimo molto variegato, della pastorale sociale nelle Villas Miserias, del padre Mujica, di Enrique Angelelli, dei sacerdotes per il Tercer Mundo, fino alle dinamiche anche apertamente rivoluzionarie che sono la matrice del movimento guerrigliero Montonero, di guerriglia fondamentalmente urbana. Dentro a tutto ciò c'è la questione più complessa e delicata, come doveva comportarsi il provinciale dei gesuiti in questo scenario, la mediazione, il caso viene evocato, non ci sono reticenze sul caso dei due gesuiti, Jalix e Iorio, che vengono in qualche modo esposti, perché la decisione di togliere loro la possibilità di dire messa viene percepita dall'esercito come un via libera all'intervento e questo sarà una remora lungo per Bergoglio. Che si doveva muovere appunto tra la necessità di salvare e mediare con la dittatura, in particolar modo con figure come Massere Videla, cercare il sostegno del generale dei gesuiti a Ruppe e al tempo stesso tenere controllo di una compagnia molto articolata e molto divisa al suo interno. Naturalmente questo processo viene visto, ed è uno dei nodi centrali del film, viene visto con una capacità abbastanza onesta, che sbaraglia anche le speculazioni che furono fatte da Verbitsky e altri al momento e riesumate al momento della salita al soglio pontificio di Bergoglio appunto nel 2013. Il terzo flashback rimanda, dopo si salta la stagione della Facoltà Teologica di San Miguel, che fu un momento in realtà molto interessante perché è quello in cui Bergoglio aderisce alle tesi della teologia popolare in modo più pieno e maturo
e si passa direttamente al suo periodo cordobese, in quella che è il casco gesuitico, quindi l'idea della confessione, del recupero, che rimanda a un topos della storia della Chiesa contemporanea latinoamericana, il cambio paolino, il tema che avrebbe segnato molte storie e realtà, da quella di Helder Camara a quella di Oscar Romero, ucciso in Salvador nell'80, che non a caso Papa Francesco ha voluto beatificare nel 2015 e poi canonizzare nel 2018. L'ultimo flashback rimanda poi agli anni in cui Bergoglio è ausiliare della diocesi di Buenos Aires, e qui c'è un buco nel film perché si salta un periodo che secondo me è molto interessante, quello che va dal 1997 al 2007, che è il periodo del Bergoglio latinoamericano, quindi non più semplicemente argentino, ma il Bergoglio che lavora nel SELAM, la Conferenza Episcopale Latinoamericana, che si confronta con altre realtà di idee, di popolo, di pueblo, non più solo il populismo, il concetto di popolo argentino, ma un concetto di pueblo che rimanda all'etimo del villaggio e della comunità, ad esempio nell'esperienza messicana o in modo diverso andina, e che apre quindi alla formazione delle linee guida di quello che è l'attuale pontificato. Questa parte non c'è, però in qualche modo echeggia in alcuni passaggi del film. Chiudo quindi con una ultima riflessione sull'occhio del regista. Mireles è un regista che, come i messicani Iñárritu, Cuarón del Toro e prima di lui il suo connazionale brasiliano Walter Salles, ha rinvigorito il cinema americano tout court, anche quello nordamericano. E lo ha fatto attraverso una serie di film, penso all'attualissimo Cecità in epoca di Covid, ripreso dal libro di Saramago, ma soprattutto City of God del 2002, che fu il primo di una serie di film a toccare un tema centrale per capire il futuro dell'America Latina, ovvero la violenza delle favelas. Il film era ambientato nell'omonima favela di Rio de Janeiro, e delle gang. Senza un'esaltazione estetica della violenza, ma un film che entrava nelle radici profonde della storia che ha generato gang, pandiglias, violenze, che è una storia profondamente internazionale e transnazionale. Questo credo sia una chiave di lettura per capire il cinema di questo regista brasiliano, e che si associa a quell'idea di globalizzazione dell'indifferenza, che è uno dei punti chiave, dei perni del pontificato di Francesco. Grazie.